Buongiorno, ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Altro giro, altra corsa. Oggi è venerdì. Se vi siete persi il vlog di ieri, lo ritrovate sul canale. Sono andata a fare un po' di giri e lunghette. Oggi invece riprendo la routine anche dei tatuaggi, visto che è un po' che non faccio anche quelli. E mi mancava e voglio andare a fare due tatuaggini piccoli, quindi già questa è una cosa strana per me, che voglio fare da un po' di tempo, quindi tra un po' vado, che sono le 11, io tra mezz'ora, anzi 20 minuti devo stare fuori casa, non mi trucco, perché ormai non mi trucco più per uscire, quindi mi devo solo vestire e fare la doccia. E vi faccio vedere anche che stamattina mi ha suonato il BBB, il corriere, e mi ha portato 4 paia di ciglia, che ultimamente sto facendo l'esperimento, diciamo, chiamiamolo così, di prenderle su AliExpress e vedere quali sono i migliori rivenditori. Perché alcune che avevo preso qualche tempo fa non si potevano guardare, c'avevano la bandina tutta storta, quindi erano immettibili. Invece ultimamente mi sta andando quasi tutto bene. E appunto mi sono arrivate queste tre, così, e queste, che devo dire le preferisco. Guardate anche che bella la confezione, se magari la metto a fuoco. Ve lo dico già, questa macchinetta sta avendo un po' di problemi con la messa a fuoco, quindi se oggi vedete qualche scena un po' così è per quello. Allora, ecco il primo paio, spero si vedano. Sono fatte molto bene, sono molto sottili, mentre questi altri, come potete vedere, sono un po' più sbeom. Poi hanno tutti questa base glitter troppo fantastica, però vedete hanno tutti la banda trasparente, quindi non devono essere malissimo. E alla fine penso di averle pagate sempre sui 3 euro. Se mi andate a seguire su Instagram o se andate sul mio profilo, nella sezione make up dei contenuti in evidenza vi ho salvato quelle che avevo preso l'altra volta a 3 euro, e quelle mi sono piaciute tantissimo, però anche queste non scherzano. Ripeto, bisogna saperle cercare su AliExpress, perché io prendevo di solito sempre le box, quelle da tipo, non lo so, 5-6 paia di ciglia e venivano pochissimo. E sono carine, però si vede che sono un po' cheap. Invece queste costano sui 2-3 euro l'una, che comunque è sempre meno di quanto le pagheresti in negozio. E sono della stessa identica qualità, alla fine vengono tutte dallo stesso magazzino, quindi gira che ti rigira, non pensate. Comunque adesso sto ricevendo un po' di messaggi e molto probabilmente è Giulia, perché ieri gli avevo detto: vuoi accompagnarmi a fare appunto il tatuaggio? Poi mi fa: sì, ti faccio sapere stasera. Stamattina non mi aveva ancora fatto sapere, quindi ho detto: che fai, mi rispondi? Ok, alla fine mi sa che viene anche Giulitz, così la vedete un attimo, che su YouTube è un po' che non si vede e chissà se mai la rivedremo. E quindi appunto direi che adesso mi inizio a fare la doccia, a preparare tutto, e poi ci vediamo dopo, che devo anche rifare il letto. Sono appena arrivata in metro, non potete capire, per parcheggiare non sono mai venuta a quest'ora, di solito arrivavo sempre per le 8, no? Quindi era tutto vuoto, adesso non c'è manco un posto, e vi farei vedere, è una piazza enorme, quindi cioè dire che non trovi neanche un posto è impossibile, invece è così. Quindi ho dovuto parcheggiare in fondo, in fondo, in fondo. Non sono capace a calcolare i metri o i chilometri, quindi insomma devo camminare un po'. Tra l'altro fa caldissimo, cioè ieri sera a un certo punto ho pensato anche di uscire oggi con un maglioncino, un qualcosa, invece c'è, cioè, proprio morta, stecchita. Poi logicamente mi sono vestita sempre tutta di nero. Ho messo tra l'altro questi nuovi pantaloni che sono tipo una culotte, che avevo preso da Zara settimana scorsa, sono bellissimi. Mi sono salvata il codice, poi dopo magari ve lo dico. E nulla, quindi adesso prendiamo la metro. Giulia ci mette 10 minuti, fortuna lei, io invece ci devo mettere un'oretta per arrivare. E poi facciamo appunto questi tatuaggini. Contate che avevo pensato di farli sulle mani, tipo sempre interne. Adesso vediamo. Vediamo, vediamo. Oh, che bello, mi piace. Non è Capito, convinta, guardatelo. deve rimanere per sempre. Io ho detto che devi farla sopra, non di profilo, ok? Invece Sopra. tutti mi diranno di profilo è meglio. Ragazze, è meglio qui Il tempo che lo dico non c'è o fatto. qui. C'ha ragione Quimby, qui. Stai riprendendo da tutto. Che faccio? No! Sopra! Come Sopra, piace? sopra! Sì, ma come ti direi? Ok, pranzetto al volo, ci siamo scofanate un po' di pizza, sono Dai, rimaste le questo tutto ma crocchette. mangio. Ah sì, adesso Eh sì. per fare. Eccola, saluta che sei di nuovo su YouTube dopo
Quanto tempo. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Ragazze, questa è un'esclusiva. Questo è un mukbang. Allora raga, prima o poi lo faremo comunque. Scrivete qua sotto se lo volete. Volevo dire, però mangerò a bocca chiusa, ci farò così. Allora ragazze, che dire, questo non si taglia. Dovevo tornare su YouTube, però non sto più tornando perché ho in mente alcuni progetti, alcune cose di... No, perfetto. Vabbè, a parte scherzi, ragazzi. Però è buona sta crocchetta. Eh sì, c'è pure un po' di prosciuttino. Perfetto, no sponsor. No addio, come si dice. No, no addio. E niente ragazzi, siamo state bene insieme. Ilaria ha fatto dei tatu. Vi faccio vedere questi. E poi ne ho aggiunti anche altri due. Li faccio vedere a casa quando li lavo. Perché okay, stanno tutti qua. Io ero, non ero, come si dice, non ero che volevo ne... che lei lo facesse in un altro punto. Ah però sì, non okay, l'ha voluto fare. E tanto, tanto l'hanno visto il pezzo prima, insomma. Sì, è vero, infatti. Quindi è proprio cattiva. Poi si è voluta tatuata da via di nascita. Sì, sì. Ok, noi la facciamo credere così. Comunque ho delle occhiaie pazzeschissime. E adesso torniamo ognuno a casa propria. Lei dai suoi mille e mille cani. Che mi dai. Prego, no, portami con te. Non voglio andare a casa. Ha paura ho di paura. Quello che troverà. No. No, no, ok. Dai, una volta allora facciamo un vlog, un mukbang a casa di Judy, dove mostriamo la nuova cagnolina. Chloe. 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 Chloe casa dei. Esatto. Salerno e... poco chic. Sherry Carri, Sherry Shampoo. Perché? Perché? E quindi dai, faremo questa cosa. Spero a breve. E quindi adesso andiamo a casa, salutate Giulia, saluta. Ciao amori. Ciao a tutti. E ci andiamo a casa, vedremo che cosa si farà. Ma dovrò editare il vlog di ieri, probabile. Eccomi tornata al punto di partenza. Sto tornando verso la macchina, rifacendo tutto il mio percorso. Ho dovuto stoppare perché c'era un signore che stava facendo la pipì nel cespuglio. Ed è stata una cosa fantastica. Comunque, appunto, sto tornando a casa. Poi appunto devo pulire i tatuaggini. Alla fine non ne ho fatti più due, ma quattro, che avevo comunque sempre in mente di fare più avanti. E sono molto felice perché sono troppo belli. Sono tutti tatuaggi per me stessa, eh? Tutte cose che piacciono a me, non sono per nessuno. E volevo far vedere anche un'altra cosa che mi è arrivata stamattina, sempre dagli Express, che io ho già messo sulla macchina. Taran! Guardate il mio nuovo coprivolante. Questo è turchese. Apriamo e vi faccio vedere. Guardate che bello. È questo bellissimo colore troppo powerful. Guardate che bello. Adesso vado perché sto schiattando. Sono tornata a casa. Come vedete a casa mia è sempre Natale. E sono arrivati due pacchi. Uno, questo che ho comprato io da H&M. Ho preso questo marsupietto fatto tipo simil Gucci di vellutino. Non lo so, lo volevo troppo provare. Costava pochino quindi l'ho preso. E poi ho preso tre paia di leggings, perché non sono mai troppi. E i miei sono tipo un po' rotti, un po' mezzi stralacciati, tutti smosciati, non so come si dice. Quindi l'ho ripresi. E qui è arrivato un pacchettino da Marina Franchi Gioielli, che potete seguire su Instagram. E mi hanno inviato, allora, questi due, una con la stella e una con la mia iniziale. Qui un misto di sempre di collanine, quindi dopo le vedo bene. Adesso vado a sciacquare. Allora vi lascio qui al bordo del lavandinus, così vedete tutto. Allora, questo è uno. La cosa bellissima è che lasciano il segno sul fazzolettino. E qui, allora, mi ha ripassato il cuoricino. E appunto ho fatto la mezzaluna. Vi spiego anche brevemente i significati, anche se non è che siano di questa grande profondità. Questo è il segno del toro, che è il mio segno zodiacale. E l'abbiamo fatto, vedete, un po' più giù rispetto a questi altri, perché sennò le cornine uscivano fuori e non mi piaceva. Poi mi ha ripassato il cuoricino e abbiamo fatto appunto la mezzaluna, che non ha un significato particolare. E vedete, avevamo provato anche a metterla qua, ma non mi piaceva proprio per niente. Quindi sono felice di averli fatti qua. E questi vanno semplicemente sciacquati così col sapone. Quelli invece che non avete visto bene sono questi due. Quindi scartiamo. Sono tutti piccoli, quelli che ho fatto oggi. Allora ve lo faccio vedere. Il primo è questo qui, il 22, me l'ha scritto lei a mano. E mi piace un sacco. Che è la mia data di nascita. In più, se sommate 2 più 2 fa 4, che è il mio mese di nascita, che è aprile. E sempre ad aprile era nata la mia gattina, che adesso purtroppo non c'è più. Ma mi sa che voi non l'avete proprio conosciuta, perché ancora non stavo su YouTube.
YouTube forse, Perla, e quindi niente, mi piaceva avere questo ricordo, lo volevo fare da un po' al 22, però non sapevo bene dove metterlo e qui mi piace. E poi ho fatto un'altra cosa qui, che è un fiocco di neve. Adesso questo non so bene come farvelo vedere, forse così si vede. Poi qui vabbè ci faremo qualcos'altro perché c'è un buco, eccolo, anche se appunto lo devo lavare. E abbiamo fatto questo fiocco di neve che volendo poi lo potrò anche riempire, probabilmente lo farò. Adesso me li vado a incremare. Sono ancora qui a vedere Game of Thrones, voi non mi vedete perché la luce è di qua. Sono credo all'ottava puntata della quarta stagione, che credo sia uno degli episodi dove accade più roba importante di tutta la serie, ed è l'episodio dove, adesso faccio uno spoiler, quindi se non avete visto o volete vederla andate avanti, appunto è l'episodio dove quello figo, che adesso non mi viene il nome, aspettate ve lo dico, quello di Mirin, esattamente Oberyn, intanto io ho appoggiato sul mio ginocchio quindi se vedete un po' traballante è quello, comunque appunto lui viene ucciso penso nella maniera più orrenda, anzi sono sicura sia la morte più orrenda di tutto Game of Thrones, e ce ne sono stati di morti, cioè gli infiocca due dita negli occhi e gli scoppia il cervellus, il cranius e tutto quello che c'è dentro, ed è una cosa sconvolgente, uno non si aspetta, e quindi sono ancora un po' scioccata. Dovevo condividere con voi questo shock, il mio secondo shock, perché già me l'ero vissuto. Contate che io tutti gli episodi delle serie che vedo me li segno su TV Time, che è questa applicazione qua gialla, mentre questa è quella dei film, e si può aggiungere anche la reazione all'episodio che si è appena visto e puoi votare il tuo personaggio preferito dell'episodio. Vi faccio vedere, questo appunto è l'episodio 8, io ho votato Sansa perché vabbè mi è piaciuta la sua scena, ma guardate qua, la maggior parte dei voti sono tutti a lui, quindi è fantastico, meraviglioso. Quindi adesso credo che oggi finirò la quarta stagione, così poi posso passare alla quinta, alla sesta, alla settima. Sto tornando su dopo un pomeriggio intensivo di Game of Thrones, quindi adesso mi metto proprio a editare il vlog per domani. Ho già cenato, non vi ho fatto vedere nulla, ma è stata proprio una cosa semplice perché non avevo neanche troppa fame, quindi mi sono scaldata tre polpettine dell'IKEA con il tortino e i broccoli, che sono tipo la mia passione. Adesso mi vado a fare un'altra doccia perché fa troppo caldo, anche se vabbè a quest'ora un po' si rinfresca, e appunto mi metto a editare nel mentre che si accende il PC, eccolo qua. Vi faccio i saluti, so che questo vlog è stato un po' confusionario, magari sarà anche un po' più corto rispetto ai soliti perché non ho parlato più di tanto, ma è bello strinto, bello ricco di cose, e noi comunque ci vedremo sicuramente in un prossimo vlog. Spero questo comunque vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi di farmi sapere qua sotto se volete il video mukbang con Giulia, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.